Ciao, mi chiamo Cristiano, ho 10 anni, pratico uno sport rugby. E mi piace giocare ai videogiochi. Ho una sorella che, anche se è molto dispettosa, gli voglio molto bene. E vorrei fare una domanda a caro Gesù: com'è nata la Bibbia? Ciao ragazzi, ciao Cristiano, bentornati a Caro Gesù, pronti per imparare tante cose, per iniziare una nuova puntata insieme. Oggi, grazie a Cristiano, facciamo un lungo viaggio indietro nel tempo per capire come è nata la Bibbia. Eh sì, cari bimbi, perché la Bibbia non è stata scritta né l'anno scorso né tanti anni fa, ma bensì millenni fa, eh. La Bibbia è un insieme di libri, quindi un insieme di storie, che all'inizio erano state raccontate oralmente. Immaginiamoci un po' quando nonna o nonno ci raccontano tante loro esperienze della loro vita, no? Ecco, quindi racconto dopo racconto, anno dopo anno, si tramandavano le storie della Bibbia. Fino a un certo punto qualcuno ha detto: beh, queste dobbiamo scriverle, se no ce le scordiamo. E allora piano piano le persone iniziarono a scrivere queste storie su delle pergamene e poi con l'andare del tempo divennero dei libri. Libri come siccome noi oggi li conosciamo, e così ci è arrivata fino a noi proprio il testo dei testi per eccellenza, no? Il nostro libro sacro, cioè la Bibbia. Ma allora chi è l'autore della Bibbia? Dio è lui l'autore. Per questo noi tutte le domeniche a messa diciamo parola di Dio quando la ascoltiamo. Dio si serve di alcuni uomini cosiddetti ispirati. Che vuol dire? Cari bambini, uomini di preghiera. Uomini che ricevevano lo Spirito Santo, sentivano la voce di Dio nel loro cuore e hanno avuto l'intuizione di scrivere tutte le cose e le parole che Dio suggeriva loro. Così nascono le storie dell'Antico Testamento, cioè tutti quei libri che parlano di tutti gli eventi prima della venuta di Gesù, prima della loro nascita. Quindi abbiamo la creazione, la storia della creazione, la storia del popolo degli ebrei, il passaggio per esempio nel Mar Rosso, le parole dei profeti, no? Questi uomini ispirati da Dio che potevano preannunciare gli eventi futuri. E fino ad arrivare poi al Nuovo Testamento, quindi alla stesura di questi quattro Vangeli, Matteo, Luca, Marco e Giovanni, ma non solo i Vangeli, anche gli Atti degli Apostoli, che è questo libro bellissimo che racconta proprio la storia di come nasce la Chiesa, i cui protagonisti non sono gli uomini, cari bimbi, ma è lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio che fa nascere e crescere la Chiesa. Poi, cari bambini, le lettere di San Paolo, questo grande personaggio che all'inizio perseguitava i cristiani, li metteva in prigione, li uccideva. Poi, grazie a un particolare incontro con Gesù sulla strada di Damasco, si converte e diventa il più grande missionario, va in giro per il mondo e fonda tante comunità cristiane a cui scrive delle lettere che leggiamo ancora oggi ogni domenica a messa. Poi, dopo le lettere di Paolo, le lettere cosiddette cattoliche, cioè dei discepoli di Gesù, e fino ad arrivare all'ultimo libro che è l'Apocalisse. Oh, bimbi, niente a che vedere con zombie e mostri, eh? Non è di questo che parla l'Apocalisse. Allora, spazio alla prossima domanda e ce la fa proprio Tommaso. Ciao a tutti, sono Tommaso e ho 10 anni. La mia passione è la musica. Io, al posto di fare sport, faccio i musical. È la mia passione è ballare, cantare e recitare. La mia domanda è: chi sono i Sadducei? Ciao Tommaso, benvenuto anche a te. Chi sono i Sadducei? Allora, questa è un po' una domanda difficile, perché? Perché i Sadducei erano un gruppo religioso al tempo di Gesù un po' strano, perché? Allora, intanto facevano parte dei capi dei sacerdoti, e organizzavano cerimonie nel Tempio di Gerusalemme, prendevano importanti decisioni sulle leggi religiose del tempo e purtroppo non credevano nella resurrezione. Ora, per il tempo e anche per noi oggi, sentire questo è un po' strano. Perché? Perché se non crediamo nella resurrezione, allora Dio, no? Allora, c'è qualcosa che non quadra. Allora, i Sadducei mettevano tanto alla prova Gesù su questo,
e vi racconto oggi un episodio, cari bimbi. Un giorno chiesero a Gesù, dissero a Gesù che una donna aveva avuto su questa terra 5 mariti, perché purtroppo erano morti uno dopo l'altro. E allora posero questa domanda a Gesù e gli dissero: maestro, ma alla resurrezione dei corpi, no? Questa donna di chi sarà moglie in paradiso? Ma Gesù, che conosceva il loro cuore e sapeva che lo stavano mettendo alla prova, risponde: guardate, cari sadducei, che la risurrezione è un fatto reale e questa donna, quando risorgerà e sarà al cospetto di Dio, non sarà moglie di questi uomini così come lo è stata sulla terra, ma gli vorrà bene, sarà in armonia con loro, come tutte le persone in paradiso saranno in armonia tra di loro. Quindi ci si vorrà tanto bene. Ok? E poi, cari bambini, Gesù spiega anche ai sadducei che Dio è il Dio dei vivi, non dei morti. Cari ragazzi, il nostro Dio è pieno di vita, è la vita, quindi non si può non credere nella resurrezione. E poi ce l'ha fatta vedere proprio Gesù, no? Il miracolo dei miracoli, la resurrezione. Va bene? Allora, ragazzi, io vi saluto. Spero che quello che ci siamo detti siano tutte cose chiare. Erano un po' difficili, però piano piano prenderemo dimestichezza con queste parole religiose. Vi do appuntamento alla prossima, mi raccomando non andate via perché ci sono gli altri amici di Caro Gesù che vi aspettano. Ciao ragazzi, alla prossima!